lavorare insieme per questi appuntamenti. Noi oggi celebriamo la festa dell'unità cittadina e provinciale, per noi è un grande momento di partecipazione e di aggregazione, ci dà la possibilità di rincontrare i cittadini, di ricreare un canale di comunicazione. Il PD è un partito serio, è un partito che mette al centro i bisogni della gente, mette gli interessi della città e mette da parte tutti gli interessi personali o queste diatribe. Noi abbiamo di fronte delle scadenze importanti, difatti in questa festa avremo 5 giorni di dibattiti seri, di tavole rotonde, parleremo di Europa, parleremo del momento perché siamo il primo partito in Italia o in Europa, parleremo dell'effetto Renzi, del governo Renzi, parleremo di elezioni provinciali, difatti Foggia ha indicato all'unanimità il consigliere Pasquale Russo, parleremo di primarie e parleremo come ritornare anche al comune a governare questa città, perché i fatti ci dicono che siamo opposizione, dobbiamo essere all'altezza, al di là dei vari ricorsi che sono in essere, i cittadini ci hanno scelto per fare opposizione, faremo un'opposizione seria, puntuale, metteremo al centro proprio la gente e saremo anche vigili nei riguardi di questa amministrazione che si sta muovendo più a liberare posti e non a fare cose per la città, perché come sapete si muovono, non hanno una maggioranza, oggi se non erro hanno perso un altro pezzo della maggioranza, quindi ci sono tutte le caratteristiche per spiegare ai cittadini che noi il Partito Democratico ha subito anche un calo di consensi perché ha pensato solo alla città, però bisogna dire a chiare lettere che il Partito Democratico ha salvato la città dal dissesto e ricordo molto bene il sindaco Franco Landella quando dai banchi dell'opposizione ci invitava a dichiarare il dissesto. Oggi Franco Landella si è trovato un assegno di 28 milioni che proviene dal Salvaendi, che abbiamo noi preparato questo piano finanziario. Noi quando ci siamo insediati non potevamo pagare gli stipendi, avevamo i lavoratori che erano stati non percepivano soldi, abbiamo rimesso in ordine i conti. Non abbiamo lasciato tutti fuori, abbiamo quasi recuperato tutti i posti di lavoro. È logico che nel momento in cui si fanno queste azioni con sempre meno risorse, noi abbiamo pensato più a dare una prospettiva, a dare futuro a questa città, c'è stato anche un calo di consenso. Ma noi siamo felici che abbiamo salvato Foggia, se avessimo ascoltato il centrodestra avremmo sepolto Foggia. Senta, ovviamente ci sarà tanto ancora da discutere, ma avete delle scadenze importanti da rispettare, quindi la prima di tutte è quella della provincia. Come vi state organizzando non solo ovviamente a livello di Foggia città, ma c'è una consultazione che vi interessa anche a livello provinciale. Come si sta muovendo il PD? Noi come Partito Democratico faremo la lista, come sapete bisogna eleggere un presidente e 12 consiglieri provinciali. Noi come Partito Democratico proprio questa sera abbiamo fatto la direzione, abbiamo stilato una lista di 12 persone, il nostro candidato alla presidenza è il sindaco di Bari Miglio. Quindi affrontiamo queste elezioni consapevoli anche che abbiamo un'idea, abbiamo un programma e quindi sicuramente giocheremo questa battaglia elettorale, anche perché è un momento importante, anche se sono elezioni di secondo livello, però la provincia ha mantenuto tutte le competenze, sia per quanto riguarda l'ambiente, le scuole, la viabilità. Quindi per noi è importante anche in questa fase intermedia portare persone in consiglio provinciale e vincere anche se possibile questa elezione. Segretario, allora oggi parte la festa cittadina e provinciale dell'unità, quindi Partito Democratico, avete ultimato anche poco fa una direzione provinciale, allora lo spirito è unione innanzitutto. Assolutamente sì, il Partito Democratico di Foggia è un partito vivo che nonostante la sconfitta di Misura avuta al Comune di Foggia per soli 360 voti, è un partito che continua a discutere dei problemi della città e della capitanata, è l'occasione della festa dell'unità, è un'occasione per confrontarci con il popolo di Foggia, il popolo della provincia di Foggia, per ragionare delle tematiche che riguardano il governo dell'Italia, ma anche il governo della regione Puglia e della nostra provincia. Su questo noi oggi abbiamo definito come Partito Democratico la candidatura
a presidente della provincia, sarà quella di Francesco Miglio, del collega avvocato Francesco Miglio. Abbiamo terminato la lista del Partito Democratico e quindi ci accingiamo anche a questa competizione particolare con lo spirito di chi guarda avanti con fiducia. Senta, temi sarebbero tanti da affrontare, però il PD ultimamente è nell'occhio del ciclone da Roma in giù per le sue, tra virgolette, un po' diatribe. Bisogna, come abbiamo detto prima, essere uniti, bisogna affrontare le realtà di tutti i giorni. Allora, come vi state approntando per chiudere il massimo possibile il cerchio? Il Partito Democratico è un grande partito che ha avuto nelle ultime elezioni europee il 41% e che ha al proprio interno una variegate sensibilità, ma su questo noi ci sforziamo per fare bene e per andare avanti. Stiamo governando il paese con Matteo Renzi e lo faremo anche alla Regione Puglia.